Campionati studenteschi di sci sull'altopiano del Laceno. Rino Genovese. Io naturalmente ce l'ho messa tutta, non so se ho vinto, però per me l'importante è partecipare a questa bellissima manifestazione. Alla fine Maria Chiara ha vinto, ma a vincere in realtà sono stati tutti i ragazzi che hanno preso parte ai campionati studenteschi 2017. Piccoli, grandi campioni innamorati della neve, consapevoli che lo sport è di tutti e per tutti e che per salire sul podio bisogna sapersi innanzitutto divertire. Quest'anno sono arrivata seconda e mi sono divertita. L'anno prossimo arriverò prima e mi divertirò ancora di più. La meraviglia dell'altopiano del Laceno, imbiancato ed illuminato dal sorriso di centinaia di studenti provenienti dalle scuole di tutte le province campane. La tradizionale 3 giorni della WISP nel segno della promozione del territorio e della pratica di tutti gli sport invernali. Per alcuni la neve è una novità. Ragazzi, oggi avete visto per la prima volta in vita vostra la neve. Sì. Ma di dove siete? Di San Giovanni a Truccio. E che sensazione avete provato? Mi divertiti così tanto. Non solo i campionati studenteschi di sci, anche ciaspolate, arrampicate, escursioni. Andando sulle ciaspole mi sembrava di camminare sull'acqua. Non c'è niente di più bello dello slittino. Noi siamo i campioni dell'arrampicata. Il fascino di semplici passeggiate a cavallo o l'ebbrezza di galoppate nella neve. Andare a cavallo sulla neve è sempre più di moda. È tecnicamente un poco più difficile, però produce una sensazione unica. Umpli, Slow Food, CONI, ufficio scolastico, operatori turistici, sci club, tutti insieme per promuovere lo sport che aggrega e aiuta a crescere. La grande sfida portata avanti da anni dall'Unione degli Sport per Tutti, dimostrare quanto possa significare in termini turistici lo sport per tutti è differenziato. Una sfida che può prendere le forme di uno slalom perfetto o anche una simpatica scivolata con uno slittino. Divertimento assicurato, la magia della festa della neve nella più prestigiosa località sciistica campana, che ora punta ad una valorizzazione a 360 gradi. Stiamo puntando molto sul progetto pilota all'interno. 25 comuni dell'Altirpinia si sono messi insieme per costituire una comunità e hanno puntato tutti quanti sul Laceno, sulla valorizzazione del Laceno, quale offerta turistica integrata di tutto un territorio. Io penso alle 6 giovie che hanno bisogno di un restyling, penso alle grotte del Caliendo di estremo interesse speleologico, oltre che renderle visitabili e scoloresche, penso anche a valorizzare il lago Laceno. Lo sport che diventa un formidabile strumento di valorizzazione del territorio. Sport, enogastronomia e tradizioni possono essere le 3 grandi leve per lo sviluppo delle aree interne della nostra provincia. Sicuramente anche il Laceno si può candidare attraverso la destagionalizzazione di questa stazione ad essere un fenomeno turistico, quindi di attrazione per tutta la Campania, a prescindere neve o non neve, praticare tanti sport. Ora l'agenda di oggi a cura della redazione, vediamo.